Amici del mio viaggio a New York, amici di Bocconi TV, benvenuti ad una nuova puntata di A Tu per TV. Qui sempre Giovanni Brescaccin e Riccardo Galette. Con noi oggi abbiamo Giulia Negri. Ospite della puntata di oggi, come forse avete potuto intuire, è Piero Armenti, che tutti noi conosciamo. Per chi invece non lo conoscesse, molto male, c'è da dire. Piero Armenti è il fondatore del tour operator che opera a New York, chiamato Il Mio Viaggio New York, nonché del sito Gerry America, ma probabilmente tutti lo conosciamo perché è un amatissimo influencer. Difatti, la sua pagina su Facebook conta più di 1.400.000 persone iscritte. Non tutti sanno forse che è anche un giornalista professionista e, citando Vanity Fair, perché le fonti vanno sempre citate, uno che a furia di camminare, girare e conoscere sa tutto, anche cose che non sempre si vedono. Ciao Piero, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Benvenuto in A Tu per TV. Grazie Giovanni, presentazione perfetta. Riccardo, quando vuoi. No, volevo chiederti, visto che sei laureato in giurisprudenza, quindi hai percorso la strada che stiamo facendo io e Giovanni, volevo chiederti come cavolo sei finito a New York con una laurea in giurisprudenza, come sei partito, cioè come hai iniziato la tua vita dopo la laurea e ti sei trasferito subito? Cioè, questa è la mia domanda. Perché diciamo un po' il sogno di tutti, magari finire a vivere a New York, magari perseguire un po' il sogno americano. E vabbè, tu ti immaginavi che un laureato in giurisprudenza finissi a fare l'avvocato o comunque in tribunale o giù di lì. No, in realtà io ho fatto la pratica come avvocato per pochi mesi, in realtà nella mia città di origine, 6 mesi. Poi sono scappato via, sono andato in Venezuela, sono stato lì 5 anni, ho lavorato come giornalista, poi sono tornato in Italia, ho fatto un dottorato all'Università di Napoli. Ho finito il dottorato e sono tornato a New York così per cercare di inventarmi qualcosa. E adesso a luglio farò 10 anni che sono a New York. Quindi fondamentalmente la risposta è molto semplice. Tendenzialmente devi seguire quelle che sono le tue vocazioni e qualcosa a cui io non ero abituato perché da dove vengo io, quindi da sud Italia, in genere studi giurisprudenza perché il ragionamento è la laurea che ti dà più sbocchi, sai, tutte quelle cose che si dicevano, ma ti parlo della preistoria, però rispetto ad oggi, in cui voi avete tutti questi nuovi mass media, social media con cui potete divertirvi. Però ai miei tempi studiare giurisprudenza era quasi, non c'era bisogno di una passione, lo facevi se non avevi tante idee chiare su cosa potessi fare. E come proprio come mentalità non avevamo l'idea di dover seguire le passioni. Si faceva ciò che è necessario. Però posso dire che alla fine, ormai sono passati tanti anni, alla fine, insomma, la laurea in giurisprudenza è stata totalmente inutile nel mio caso, come puoi immaginare. Probabilmente sono arrivato alla conclusione che, insomma, avrei fatto quello che ho fatto con qualsiasi laurea, ecco. Quindi la passione, tra virgolette, ha mosso tutto. Cioè, una volta che sei uscito da giurisprudenza e hai passato il tempo in Venezuela, preso la decisione di spostarti a New York e, tra virgolette, hai abbandonato la toga, hai abbandonato tutto e di giurisprudenza non hai più sentito parlare. Esatto, ma io mi sono laureato in giurisprudenza in maniera velocissima, a 23 anni, quindi fu molto rapido. Feci 6 mesi di pratica e poi mi resi conto che lo sai cos'è? Non era il mio mondo, non era ciò in cui secondo me davo il meglio di me. Quindi sono partito, poi ho avuto la fortuna di andare in Venezuela in un periodo particolare, i giornali cercavano giornalisti. Ho collaborato con Panorama, con altre riviste, lavoravo in un giornale italiano in Venezuela. Insomma, mi sono divertito tanto in Venezuela. Però è chiaro, stando là, ho abbandonato la toga anche perché non mi interessava più di tanto. Quindi New York sei andato come giornalista inizialmente, cioè questo era un po' il percorso che stavi seguendo. Poi dopo sei tramutato nell'agenzia di viaggi e quello che appunto vi vediamo sempre nei social, giusto? Bravo Riccardo, sì, sono andato come giornalista e lavoravo a questo portale che si chiama America 24,
lavoravo così senza essere pagato a dir il vero, così giusto per fare qualche connessione. E dopo un po', insomma, sono riuscito a indipendentizzarmi e a... Non faccio il giornalista, ma mi occupo di comunicazione, che poi in fondo è quello che volevo fare, no? Più che fare il giornalista classico di inchiesta, non è una cosa che mi interessava. Mi piace più occuparmi di comunicazione, di costumi, società e queste cose qua. Quindi avevi già capito, perché comunque tu sei nato su Facebook, mi pare, cioè tu avevi già capito che Facebook aveva questo potenziale, avevi già iniziato a usarlo come strumento che appunto poi è diventato il tuo strumento di lavoro a tutti gli effetti, cioè avevi già compreso le potenzialità. Sì, nel 2014 le avevo già comprese. Ora voi non so quanti anni avete, ma prima di Facebook, che è stato un po' lo strumento che ha rivoluzionato i social, voi vi ricordate su internet qual era la maniera con cui si aveva visibilità prima dell'epoca social? Netlog, Tipo Messenger. nel 2008, nel 2007, come facevi ad avere visibilità su internet? Ah, blog, Sì, o aprivi un direi. blog o su Netflix, su Sì, MySpace. era fondamentalmente era solo blog. Perché? Perché le connessioni erano lentissime, non esistevano gli smartphone, stavamo solamente al computer, no? Su internet nel 2007-2008. Quindi, insomma, finché non è avvenuta questa rivoluzione di social e smartphone assieme, nell'epoca anteriore si scriveva, si facevano dei blog. E io il primo blog lo aprii nel 2004 e si chiamava Notizie da Caracas, in cui lo raccontavo giorno per giorno. Caracas, non esistevano i social. E quel blog mi fece capire le potenzialità del racconto via internet, perché mi diede tantissima visibilità, a Caracas. Ne è uscito anche un libro che penso non sia più disponibile, in cui io raccontavo giorno per giorno quello che vedevo e la mia esperienza a Caracas. Quindi quando apro la mia pagina su Facebook nel 2014, ci arrivo dopo un percorso di 10 anni in cui già sono in confidenza con gli strumenti contemporanei. Ma Ma quindi... quindi... Ah, vai te Giulia, scusa. Ma mi viene da chiedere, se avessi adesso la nostra età, anzi, siccome abbiamo qui due studenti che stanno facendo quello che hai studiato tu proprio nei loro panni, visto comunque la situazione odierna, compresa la situazione sì, coronavirus e anche i social che non sono più agli esordi, avresti corso gli stessi rischi, fatto lo stesso percorso secondo te? Cioè, ovvio che non si può sapere, però... Scusa Giulia, tu cosa studi? Io studio economia. Ah, economia. No, ovviamente sì, cioè, ma io penso che questa sia la più grande occasione di cambiare la propria traiettoria di vita, senza chissà che investimenti, quelli dei social, della comunicazione, ma anche non solo dei social e della comunicazione, ma anche, parlo anche delle potenzialità di utilizzare internet per realizzare un proprio sogno che non è necessariamente arricchirsi, ma che ci fa sentire bene con noi stessi, condividere le proprie passioni. Insomma, è un mondo totalmente diverso rispetto a 10, 20 anni fa, quindi senza dubbio, senza dubbio. Anche nel campo della giurisprudenza, penso ci sia tantissimo da innovare. Quindi non sono troppo affollati i social per, diciamo, crearsi una propria nicchia, cercare non so, di trovare un proprio spazio adesso, secondo Ah, te? non so perché tu percepisci il social come un posto di per sé affollato. Beh, sì, Perché anche magari 10 anni fa, comunque... io. Le persone che c'erano era più facile che crescessero perché appunto erano Però timidi, quelli che puntavano sui social. non pensi che questa sia una maniera di ragionare che ti deresponsabilizza e per cui uno non è spinto a fare le cose. Dice, ormai c'è troppa gente. Perché io questa mentalità me la No, ricordo da... anzi, io
Io personalmente sono molto attiva, però capisco anche che adesso sia tutti appena iniziano un nuovo hobby, magari aprono la pagina su questo, su quello, quindi insomma, bisogna, per emergere serve avere qualcosa di particolare. Ma ti dico, in genere, questo ragionamento io me lo sono sentito fare, sono 20 anni che me lo fanno su tutto. Tipo, cosa vuoi fare? Il magistrato? No, ma ormai troppa gente, è impossibile. Cosa vuoi fare? Il notaio? No, ma che fai? È impossibile. C'è quest'idea che sia veramente troppo difficile emergere. Credo che alla lunga, in parte ci deresponsabilizzi, in parte spenga l'entusiasmo di voler fare. Io credo che i social adesso siano ancora adesso uno strumento in cui si può emergere, ma nell'ultimo anno sono emersi tantissimi personaggi social, come quella ragazza che insegna inglese, Norma, no? Non so se l'avete vista, che Ne ho sentito è nominare, sì. emersa da poco, cioè continuamente. Io un ragazzo che mi copia in maniera assolutamente pedissequa, che si chiama Il mio viaggio a Napoli. No, dai. Sì, però sta avendo abbastanza successo, no? È uscito per ditte di persone che mi hanno. Guarda, ti parlo di persone che in questi ultimi 2 anni si sono ispirate a me e l'hanno detto. A Firenze c'è un ragazzo, Wikipedro. Non so se l'avete mai sentito. No, lui no. Ha pubblicato anche un libro su Firenze con Mondadori. E lui, nelle interviste che gli fanno, dice sempre: mi sono ispirato al mio viaggio a New York. Io è iniziato da poco. A Los Angeles è uno che ha fatto la tua guida a Los Angeles, e anche lui, cioè io credo che ci sia la maniera ancora adesso per poter trovarsi un proprio spazio. È chiaro, non è che vai sui social e tutti hanno successo, no? Ma anche prima non era così. Mentre per quanto riguarda cioè il tuo trasferimento in New York, io so che andare a vivere in America non è molto semplice, cioè non è proprio facile prendere la cittadinanza. Tu sei cittadino americano, come hai fatto a diventare comunque alla fine, cioè a portare avanti la tua vita per 10 anni nella città? Sì, Sì, all'inizio andata con un dollaro. ho avuto un visto E1, poi quando ho aperto la mia impresa l'ho trasformato in una green card e penso che tra un po' diventerò anche cittadino americano. Chiaramente come si chiama? Il visto è un limite, però ti dico, in un modo o nell'altro, con un avvocato le cose si risolvono, non è un limite invalicabile. Quindi non c'è stata l'estrazione, quella classica, so che c'è No, un'estrazione ogni anno, ok. Quindi si può no, no. diventare anche se si porta qualcosa di innovativo, come magari hai fatto te, un'impresa nuova, è possibile Ah, trasferire. beh, ma guarda, se parli, se intervistate un giorno qualche avvocato di immigrazione, vi dirà che ci sono tantissimi modi per trasferirsi in America legalmente, no? Non è così impossibile. Anche se poi devo dire che la maggior parte dei ragazzi viene qua, diciamo, col visto est e poi si arrangia a fare lavoretti e poi vede cosa succede. Un ragazzo così che arriva a New York proprio, cioè mi immagino la mia carriera, tra virgolette, se si può definire carriera, però un paio d'anni quando sarò laureato in cui non avrò idea bene di che cosa fare, un po' come eri tu, se correggimi se sbaglio, una 20ina d'anni fa, ti sei laureato più o meno? Nel 2000 è vero, quindi Quindi sì, sì, più di o meno 15-20 anni 18 fa. anni fa, sì. Un ragazzo che, come te, 20 anni fa, no? Che arriva a New York nel 2022, nel 2020, cioè mettiamo nel 2021 adesso, quali possibilità? Cioè, è ancora veramente la grande meta del sogno americano? Cioè, quando la gente pensa agli Stati Uniti, la prima cosa penso che viene in mente è esattamente New York, che ti dà quest'idea di possibilità di fare qualunque cosa. Cioè, arrivi e in qualche modo un lavoro, una professione, una qualsiasi cosa la trovi da fare. È ancora così o in parte, secondo Allora, te, con questo Covid, con le crisi, questa cosa è andata via, si è spostata, che ne so, nell'est asiatico o anche in base alle tue esperienze, perché immagino che tu non sia rimasto solo a New York fino adesso, cioè tu abbia girato il mondo, anzi, ne sono sicuro che tu hai girato il mondo prima di
di trasferirti e lavorare a New York? Cioè, è ancora la vera meta del sogno oppure questo sogno, tra virgolette, si è rotto? Non so da questa percezione che il sogno si sia rotto da cosa derivi, tuttavia io andrei al di là dell'idea di sogno americana e parlerei in termini concreti. Sicuramente l'economia americana è un'economia dinamica, è un'economia aperta, è un'economia dove circola molto, molti più soldi di quanti ne circolano in Italia. Io ti faccio un esempio che un ragazzo che 2 settimane fa. Lui si è inventato, vi voglio raccontare questa cosa, si è inventato su Instagram durante il Covid questa cosa, Unregular Pizza, ne hanno parlato anche in Italia i giornali, e su Instagram lui faceva il baratto della pizza, faceva la pizza in casa, ti dava la pizza, tu gli davi qualche altra cosa e passavi il tempo così. Finché non se n'è accorto il New York Post, che ha fatto un articolo su questo ragazzo che scambiava le pizze con altri oggetti. Da allora è andato su Fox News, CBS, poi in Italia ne ha parlato Repubblica, la Rai, io ho fatto un video anch'io poco tempo fa. Vabbè, fatto sta che subito dopo questo gli sono piombati addosso talmente di quegli investitori che vogliono puntare sul suo marchio con milioni di dollari, perché non si tratta di aprire il punto vendita, si tratta di aprirne 10, 20, 30 nella mentalità americana, perché è un prodotto scalabile. Lui fa la pizza romana, quindi è anche abbastanza facile da replicare. E lui adesso, da una cosa nata per caso, aprirà a maggio la sua prima location di questa Unregular Pizza. Questa cosa, secondo me, ti fa capire bene cosa significa essere in America. Significa sì che devi lavorare duro. Però è anche un paese dove c'è l'opportunità che ti accada qualcosa di speciale, con il network, conoscendo, perché fai qualcosa e ti va bene. Cioè è un paese, essendo aperto, dinamico, pieno di soldi che girano, in cui tutti possono in un modo o nell'altro trovare la propria occasione di vita, cosa che io non trovavo stando in Italia, a Salerno, con tutta gente che si lamentava, nessuno c'aveva soldi. E via dicendo. Quindi perché New York è ancora il sogno americano? Perché ancora qui c'è l'occasione di fare qualcosa di importante. Questo non vuol dire che tutti avranno successo, tutti faranno i soldi, molti vengono e dopo un po' se ne vanno perché non gli piace, non hanno avuto fortuna. Però è ancora un posto vivo, ricco di possibilità. E comunque se andate a trovarlo a Regular Pizza su Google, leggete la storia. Pazzesco, Sì, io. pazzesca questa cosa. Perché scusa Riccardo, poi vai avanti. No, Perché la mia idea, cioè la mia idea, che tu mi hai, in questo momento mi hai proprio cannato, cioè mi hai completamente distrutto, è che da quello che vediamo noi in Italia, cioè perlomeno da quello che vedo io, la situazione dell'America post-Trump, parlo di politica in mezzo secondo, è quella di un paese, non dico disperato, ma sull'orlo di una crisi senza precedenti. È per questo che non dico di aver paura, però mi ha dato l'idea che non ci sia più, non ci fosse più, non ci sarebbe, non so bene quale sia la parola italiana, non ci sarebbe più stata la possibilità, per esempio, per un Piero Armenti del 2021 di aprire il suo tour operator. Ma tu mi hai distrutto, ci hai messo un secondo no. e mi hai fatto un esempio. Cioè, questa cosa, non so se è solo per me, ma questa cosa in Italia la percepisco tantissimo, cioè che non dico che l'America è un paese finito, gli Stati Uniti sono un paese finito, però le possibilità di investimento si sono spostate e quindi non dico che è un paese in decadenza, però quasi, perlomeno questa era la mia idea, ma me l'hai distrutta in un nanosecondo, quindi niente, cioè non so cos'altro, non so davvero cos'altro dire, perché No, io. se le storie così sono, se le storie così non dico che sono all'ordine del giorno, ma quasi, io alzo le mani. Cioè, qual è la fine? Non c'è una fine a questa cosa. No, quello che mi. Sì, dite voi e No, poi vi dico cosa io volevo penso. aggiungere una cosa. Io ho vissuto anch'io in America per 10 mesi, in Arizona, in un paese disperso, in mezzo al nulla. E una cosa però ho notato nella mentalità americana, che c'è una differenza proprio nel modo di vivere la vita. Noi siamo molto legati alla famiglia, molto legati al territorio, mentre a me sembra che l'America, da questo punto di vista, le famiglie non hanno problemi a muoversi, a andare lontano dalla famiglia, cambiare stato e cambiare
modo di vivere da un mese all'altro, cioè c'è molta più intraprendenza, proprio forse anche perché si respira quest'area di possibilità che invece magari in Italia non esiste, probabilmente per l'economia, per come vanno le cose, per un fatto anche culturale. E quindi cioè veramente. Questa forse è la grande differenza, che probabilmente nelle città grandi come New York si respira ancora di più. Non so se la vedi anche te così come Giulia, vuoi dire qualcosa? me. No, io volevo dire una cosa, però andavo un po' su un altro discorso. Cioè, perché in Italia una cosa del genere come quella del ragazzo che barattava le pizze non sarebbe stata possibile? Secondo me potenzialmente sarebbe possibile, però che cos'è che frena queste cose da succedere così spesso come ci hai dato l'idea che possa succedere a New York? Sono tutte belle riflessioni. Allora, l'America è sicuramente un posto dove possono accadere cose, dove proprio a livello economico, se andate a vedere la quantità di gente che cerca di investire soldi, voi con chiunque parlate di chi ha una startup e fa i round di investimenti e gli dite dove si prendono i soldi, tutti ti dicono in Italia è impossibile, cioè nessuno pensa di recuperare i soldi in Italia. È proprio la mentalità anglo-americana che è molto più legata all'idea dell'investimento che all'idea più italiana e più europea del risparmio, che sono due mentalità molto diverse. Detto questo, io non dico che l'America, forse negli anni 50, gli anni 60, l'America era uno dei pochi posti al mondo in cui si poteva vivere questo tipo di situazione. Adesso non è così. C'è l'America, ma ci sono anche altri posti del mondo dove si può fare impresa e avere successo. Parlavate dei paesi dell'est asiatico, sicuramente si è arricchito il novero di luoghi dove un italiano può andare a fare qualcosa di importante. Ma dal mio punto di vista, per una questione culturale, di mentalità e di dimensioni economiche, l'America ancora oggi ti dà questa possibilità di conquistare il mondo, cioè di estendersi, di fare un qualcosa di importante qua che ha rilevanza in tutto il mondo e parlo del mondo occidentale soprattutto, cose che magari altri posti non te la danno. Poi per carità, la Milano di oggi penso che sia molto più attiva e dinamica di una Milano di qualche anno fa anche, cioè anche un ragazzo a Milano può trovare opportunità, io non dico che non sia possibile, ma quello che cambia è proprio la percezione della dimensione. Cioè in America possono accadere cose grandi e capitano più spesso che altrove. Perché? Perché c'è una mentalità che favorisce questo tipo di emersione. L'idea che avevo era di una città che si sta svegliando, ma quello che stai dicendo tu è una città che non si è mai addormentata, neanche durante il Covid. Cioè, se questo ragazzo ha creato la sua idea 4 mesi fa, in cui, non mi ricordo di preciso il tempo che hai detto, però poco tempo fa, cioè vuol dire che che è un paese in cui, nonostante forse l'evento più catastrofico degli ultimi 50 anni, 60 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, non si è mai fermato. Ma comunque, se avete letto qualche articolo su Repubblica di Federico Rampini, lui racconta spesso queste cose di New York, cioè noi abbiamo un'idea, e anche degli Stati Uniti, spesso abbiamo un'idea degli Stati Uniti in cui ci viene raccontato solamente l'aspetto conflittuale, che è quello che fa notizia, le Esatto. vetrine rotte, la gente in piazza, però questo è ciò che emerge, ma sotto a questo iceberg, sotto ciò che non vediamo è quella grande massa e quel grande movimento di idee e di soldi attorno alle idee che rende questo paese ancora adesso una fucina di talenti, di idee, di innovazioni. E questa cosa non è cambiata e non cambia perché è la natura dell'America. Cioè, voi dovete pensare che l'America è stata fatta da europei che scappavano dall'Europa perché volevano un posto in cui farsi un futuro, quindi hanno sempre avuto dentro, gli è rimasto questo spirito di rivalsa, no? Verso la vita. E quest'idea anche dell'individuo che combatte contro il destino e ribalta tutto, cioè ci sono cose molto americane. Ripeto, non voglio dire che tutti ce la fanno, che non ci siano casi problemi, casi disperati, gente emarginata, è ovvio che ci sono,
Però se mi metto nella mentalità di un ventenne che dice voglio cambiare la mia traiettoria di vita, credo che questo paese sia ancora ricco di opportunità. Ma adesso c'è un po' il meme che gira su internet del fatto che gli americani pensano che loro sia la loro sia la terra promessa per chiunque abiti da un'altra parte del mondo, quando invece, cioè, ho sentito più volte dire questa frase che l'America è il posto dove vuoi andare ad abitare quando hai 10 anni, e devo dire che cioè, la ritrovo un po' nella realtà che vivo, perché comunque io magari ero un'appassionata di Sex and the City, quindi vedevo i film, le cose e i grattacieli e volevo andare a vivere quando ero più piccola, e adesso se io, cioè, io davvero non conosco un mio coetaneo che ha questa prospettiva, cioè magari trasferirsi all'estero sì, ma l'America è un po', appunto, come forse da come la descrivono i media, ha un po' cambiato la il modo in cui la vediamo. E niente, e quindi. Sì, ma sono d'accordo, cioè nel senso che andare a vivere in America, detto su due, è un qualcosa per me di molto stimolante, ma per molti aspetti devi anche volerlo, perché ti devi allontanare comunque dal tuo paese, dal tuo continente, vai in un paese distante, a un oceano di distanza, cioè non è una cosa che ti viene naturale. Qua si dice si viene a New York se si è molto ricchi o se si è molto disperati. Cioè, se tendenzialmente invece stai nel tuo ambiente, ti riesci a inserire, a fare delle cose, non ha senso. Ma io guarda, ti parlo proprio di una persona che conosco che è venuta a New York, proprio che era a gennaio, cercando un visto per venire a lavorare qua. Tutti gli dicevano che fosse impossibile, e invece nel giro di 2 mesi, perché visto ESTA dura 3 mesi, ha trovato un'azienda che ha deciso di sponsorizzarle il visto nel mezzo di una pandemia, no? Quando tutti davano per scontato che fosse impossibile, questa azienda diceva: no, è un'azienda che non mi ricordo il nome, ma si occupa di arredamenti di lusso. Questa azienda ha detto: no, noi abbiamo la consapevolezza che insomma avremo una grossa crescita in futuro e abbiamo bisogno del tuo profilo. Quindi, ripeto, se uno vuole venire a vivere in America, secondo me lo può fare. Però non è che, insomma, è una cosa necessaria, te lo devi sentire, se no, stai in Europa, ti fai la tua vita in Europa, insomma. Io volevo spostare il focus del discorso sui social, che abbiamo già un po' affrontato prima. Tu sei uno dei pochi influencer che ho visto che va molto forte ancora su Facebook, cioè utilizza ancora molto Facebook proprio perché probabilmente sei nato in quella piattaforma, cioè il tuo successo è nato lì soprattutto. Quindi volevo chiederti se non trovi Facebook ormai obsoleto e invece Instagram va molto di più. Secondo te, quindi sarebbe meglio spostarsi verso questa piattaforma. E poi volevo chiederti anche come vedi le nuove piattaforme social, ad esempio, non so, mi viene da pensare TikTok, che magari sembra avere poca attinenza con appunto un'agenzia viaggi. Volevo chiederti se invece secondo te può essere utilizzato, o magari già lo utilizzi, perché onestamente non. No, io non utilizzo tanto TikTok, quindi non so se magari lo stai già usando. Allora, su Facebook, secondo me, c'è da fare un discorso più generico. Se da un lato il fatto che venga percepita come una piattaforma obsoleta aiuta chi produce contenuti come me, gli fa un favore, perché insomma c'è meno gente che produce contenuti, quindi i tuoi hanno più visibilità, no? Quindi a me fa piacere che la gente non faccia contenuti su Facebook, sui miei. Però non è vero, sai, questa è una di quelle percezioni strane, perché poi se vecchi, io ovviamente conosco gente che lavora su Facebook, no? A Facebook, anche a Milano, persone con cui sono in contatto, e se gli parli dei dati, Facebook ancora adesso è la piattaforma su cui la gente passa più tempo. Chiaramente cambia probabilmente il baricentro della gente che c'è sopra a livello demografico. Magari su Facebook hanno un'età più avanzata, Instagram ha questa cosa più giovanile,
TikTok è ancora più giovanile e quindi tutto ciò che è giovanile ci sembra più cool. Però come imprenditore tu non devi fare questo tipo di ragionamento, ma devi pensare come faccio a raggiungere più persone possibili con la mia piattaforma. E Facebook è ancora adesso una piattaforma che ti dà la possibilità di raggiungere tante persone. E quindi io dico, tutti aprono, secondo me, il loro canale su Instagram. Che poi però non ha successo e invece si dimenticano che magari, dato che su Facebook, a Facebook non ci pensa nessuno, ci sono dei begli spazi da coprire. Comunque la mia idea di base è che ogni piattaforma ha un suo pubblico ed è meglio essere bravi su una piattaforma che essere mediocri su tutte. Quindi se uno è bravo su Twitter e c'ha un seguito su Twitter va benissimo. Se ce l'ha su TikTok va bene, insomma, dal punto di vista della visione di essere una piattaforma cool, io penso che adesso le piattaforme percepite come cool siano YouTube, Instagram e un po' TikTok che ancora non si capisce. Clubhouse non si sa se è un fuoco di paglia o altro. Però sì, allora su Instagram però non è facilissimo avere grande esposizione. È una piattaforma particolare. Io ce l'ho perché mi sono trasferito i followers da una piattaforma all'altra, quindi ce n'ho quasi 400 e qualcosa sul mio viaggio, sul mio personale 250.000, però non è facile. Ma io ho visto che il tuo modo di operare nei social, cioè, è un po', vabbè, è molto scherzoso, tanto per incominciare, molto leggero, quindi fai vedere molto anche la città, però scherzi molto, quindi sembra quasi a volte che giochi con le persone che non ti capiscono. Cioè, io vado a leggere i commenti e, ad esempio, cioè, mi diverto tantissimo a leggere i commenti perché c'è molta gente che proprio non coglie la tua ironia, cioè, a me sembra questo. Quando vado ad analizzare i tuoi post a volte. E cioè, volevo chiederti se lo facevi apposta o è il tuo modo di essere, insomma. No, no, in realtà è il mio modo di essere, ma poi non mi preoccupo tanto dei commenti. Sinceramente, io guardo più che altro i dati statistici che mi fanno capire, cioè, allora, ciò che conta su Facebook è soprattutto. Non contano i commenti, non contano le condivisioni. L'unica cosa che conta dal punto di vista dei video è che rende un video virale o no, è quanta gente supera il primo minuto di video, no? Quindi Facebook te lo dice proprio. Come fare a fare diventare un video virale su Facebook? Prima cosa, formato 4x5, formato quadrato. Il 4x5 è la ratio, è il formato migliore. Seconda cosa, i primi 3 secondi devono essere 3 secondi spettacolari che devono catturare l'attenzione. Amici del mio viaggio a New York, quindi. Sì, oppure Amici come la Johnny Hawk, aperto da 3 o 4 secondi in cui faccio un gesto o faccio vedere qualcosa di bello. Beh, anche gli occhiali mi viene da dire che sono molto, cioè, appariscenti, quindi li notano subito. Sono un segno Esatto. distintivo ormai del tuo canale, Stiamo no? praticamente svelando i tuoi segreti, non so se Sì, e continuare. sveliamo anche altri qua. Dopodiché dovete fare in modo che la gente decida di guardare oltre un minuto del video e il video deve essere almeno di 3 minuti, 3-5 minuti. Se tu riesci a inserire tutti questi elementi, quindi primi 3 secondi spettacolari, fare un video che la gente guarda oltre un minuto, formato così. E poi ci inserisci, come ho detto, una persona che possa essere facilmente distinguibile o per la forma degli occhiali o per un slogan iniziale. Insomma, con questi ingredienti è abbastanza facile avere un discreto successo su Facebook. Tant'è che io proprio ieri ho pubblicato un video su Roma, il mio viaggio a Roma, una pagina che ho aperto così, e quel video ha avuto già sui 120.000 view su una pagina appena nata, fatto da un mio inviato a Roma. Questo perché? Perché conosco bene o male la ricetta su Facebook per fare in modo che un video diventi virale. Su YouTube è tutto diverso e quella ricetta ce l'avrà uno YouTuber. Io non ci sto molto su YouTube, quindi non lo conosco così in profondità.
Ma le hai reindirizzate con la tua pagina o cioè Cosa? le view le hai reindirizzate con la tua Sì. pagina nel tuo viaggio a New York? Ah, ok. Sì, le ho Sì, vabbè, finte. giustamente anche Forse c'è un'altra cosa che chi ci ascolta e chi ci vede non sa, è che oltre al mio viaggio a New York, Piero ha scritto anche un libro, un romanzo, una guida di New York e ha aperto anche una serie di videocorsi, o sbaglio? Non mi sbaglio, giusto? Tutto vero, sì, tutto vero. Quindi tutte queste indicazioni che tu stai dando a noi in questo momento si possono ritrovare sul tuo sito. Corretto anche Sì, questo? io guardo su piuormenti.com, sto scrivendo degli articoli, il prossimo sarà proprio su questo, sulla viralità dei video su Facebook, in cui cerco insomma di dare degli spunti e sì, ho fatto anche i videocorsi su Instagram e su Facebook. Riguardo al libro, è vero, uno è un romanzo edito con la Mondadori e l'altro una guida edita con Newton & Compton. Adesso a settembre esce anche un altro romanzo. Quindi sì, diciamo che il romanzo serve anche, insomma, è una maniera diversa di parlare di New York. E quanto è stata colpita la tua attività dal Covid? Ne hai sentito tanto? Presumo di sì, perché i viaggi appunto non si possono più fare. Eh E sei sì. riuscito a sopperire un po' con magari qualche altra idea a questo blocco? Sì, tantissime idee che si stanno mettendo in pratica e chiaramente dal punto di vista dei viaggi è stato un disastro, però insomma per fortuna ecco, se hai un po' di reattività riesci a cogliere anche le nuove occasioni che ci sono nel mercato. Tra l'altro, Giro America, devo dire che è esploso durante il coronavirus, perché insomma la gente stava a casa, si comprava pacchi, è andato molto bene. Ecco, Quindi quello domani. lo trovo geniale, quello perché anch'io, cioè, come ho detto prima, cioè, avendo vissuto lì, ci sono alcuni prodotti che proprio non si trovano in Italia e secondo me è una figata quello di poter acquistare prodotti americani anche in Italia che non arrivano. E non capisco sinceramente perché non arrivino, perché comunque sono, cioè, secondo me andrebbero anche in Italia molti prodotti americani. Sì, Se... guarda, stanno arrivando, ma guarda, io ti dico, da questo punto di vista c'è veramente ci sono praterie di opportunità. Ti faccio un altro esempio, c'è un ragazzo qui che conoscevo, Salumiere, era Salumiere del Queens, e lui si è aperto uno store da solo di prodotti italiani in America, fatto malissimo, cioè. Lui non ha nessuna competenza, ora ve lo scrivo anche in chat, così vi date una guarda, dove vende prodotti italiani e sta esplodendo. E lui fa tutto da solo, cioè si fa pubblicità su Facebook, fa il magazzino, vabbè adesso si è ingrandito, ma all'inizio faceva tutto da solo. E io, insomma... E lui fa il salumiere, non è un laureato della Bocconi. Allora quello che vi dovete chiedere, ma se un salumiere riesce a fare qualcosa di importante nella vita, può un laureato della Bocconi accontentarsi? È questa la vera Ma domanda. perché magari un laureato a Bocconi pensa di avere già dei binari pretracciati, invece Quello è non lo dovrebbe essere sbaglio. così. Cioè, se quello riesce a creare un'impresa e quello fatturerà sicuramente parecchio tra poco. E avrà i suoi dipendenti e avrà cambiato la sua traiettoria di vita con la terza media o giù di lì. Per quale motivo io che faccio la milione? Ed è anche quello che io mi chiedevo, cioè quando ho iniziato a fare l'imprenditore, no? Mi chiedevo, ma perché se tanta gente stupida lo facevo, io che ero laureato e avevo un dottorato, non ci dovevo riuscire, no? E questa secondo me è l'idea di base. Questo è interessante perché se andiamo a guardare magari la logica della nostra università, comunque richiede un investimento da parte della famiglia, quindi ci sono anche delle aspettative poi nel post carriera che magari devono essere appunto, sono attese, quindi bisogna appunto raggiungerle. Quindi magari questo porta a volte a seguire magari una strada che, come hai detto te, magari non è proprio quello che amiamo fare nella nostra vita, però visto che ormai abbiamo intrapreso, abbiamo investito così tanto, ci costringe magari a rimanere su questi binari. Quindi sì, effettivamente magari ragionare fuori dagli schemi sarebbe
volte sarebbe più produttivo che magari seguire per forza la carriera per cui stiamo studiando, che magari però non è Ma quella che guarda, ci ti piace. parlo del paradosso della Silicon Valley, in cui a un certo punto il massimo titolo che potevi avere per essere preso in considerazione dalle aziende era "ho abbandonato l'università". Cioè, quelli della Silicon Valley ti apprezzano se a un certo punto abbandoni l'università. Perché? Perché gran parte delle loro idee sono nate da gente che ha abbandonato l'università per seguire le loro idee. Quindi a un certo punto si è passato dal fatto che essere laureato a Harvard era stupendo a dire no, questo ha fatto che se hai abbandonato l'università prestigiosa per la tua idea, vuol dire che sei uno che ha le palle e che ha idee di base. Anche perché gli americani poi fanno l'università, ma è molto diverso da noi. Loro quando fanno l'università già iniziano anche a provare idee, a sperimentare, a creare. Zuckerberg, Facebook l'ha creato, insomma, quando era all'università, prima di laurearsi. Non so neanche se si sia mai laureato in verità, se Zuckerberg si sia laureato. E tutti quelli che fanno impresa nella Silicon Valley sono così, sono autodidatti, gente. Non si impara all'università il mondo come cambia. Posso farti una domanda provocatoria? Da Vai. quello che mi sembra di capire, non hai una buonissima opinione dell'Italia. Dopo quasi 15 anni che sei in giro e sei fuori, nonostante tu hai detto che hai rapporti costanti con Milano, immagino con casa tua e con chi altro, però da quello che mi pare di capire non hai una buona impressione dell'Italia. Cioè, questa cosa è vera e se è vera è derivata proprio dal fatto che hai girato così tanto o mi sto sbagliando e quindi ho semplicemente malinterpretato le tue parole? No, ma guarda, io sono molto oggettivo sull'Italia. L'Italia ha delle cose su cui è insuperabile. Penso a tutta la ricchezza culturale e culinaria, penso anche a un certo equilibrio emotivo che hai in Italia e che manca molto spesso agli americani, che sono molto più squilibrati. L'Italia è favolosa per certi aspetti, ma se parliamo di luogo in cui ho un'idea, trovo gli investitori, per esempio, che è quello in cui ora mi muovo perché ho questa parte. Ho un'idea, trovo gli investitori, la mia idea è un successo. Io penso che l'Italia abbia ancora delle criticità che non permettono questo tipo di sviluppo come probabilmente in altre parti del mondo. Cioè, non è il posto in cui puoi far nascere Facebook o Apple o queste grandi realtà, perché ci sono delle criticità e dei problemi culturali. Su altre cose invece l'Italia è proprio anni luce lontana da anche il fatto che gli italiani che lavorano nel campo del cibo negli Stati Uniti abbiano così successo deriva dal fatto che negli Stati Uniti sono disastrati dal punto di vista di competenze culinarie. Un italiano ha un valore altissimo sul mercato. Ogni popolo ha i suoi pro e i suoi contro. Cioè, non penso che sia. Io vivrei in Italia, la mia risposta è no, ma perché io amo New York, ma non ho un'opinione negativa per l'Italia. Però, se uno è ambizioso, come dicevo in un film, se sei ambizioso davvero, secondo me deve andare fuori dall'Italia. E Infatti questa è la mia sensazione. la mia domanda era questa, che però forse hai già un po' risposto. Hai vissuto 5 anni in Venezuela, hai detto, poi ti sei trasferito 10 anni a New York. Pensi che la tua vita ormai è stabile, sì, sia stabile lì e quindi rimarrai lì per tutta la tua vita o invece avresti intenzione anche di muoverti in altri paesi o in un'altra città americana, non lo so. Ma no, altre città, posso fare dei lunghi periodi all'estero, volentieri. Però ragazzi, cioè New York, una volta che ti sei stabilizzato e c'è anche un po' di soldi da spendere, è una città molto divertente. Cioè lascia perdere questo anno che è stato un po' così. Però in genere a New York è favolosa, cioè, insomma vivi una vita pazzesca, una città dove puoi anche non crescere, dove non hai nessun tipo di pressione,
dove la gente di natura è un po' allegra, un po' disperata, comunque c'è un buon vibe, no? È divertente. Il problema di New York è quando sei all'inizio e devi stare nella topaia del Bronx, non c'hai i soldi e devi arrangiarti, devi fare tutti i lavori del mondo. Cioè all'inizio ti dici, vabbè, cioè, però se ti stabilizzi in questa città, poi ragazzi, ma New York o Milano ormai lo fai facilmente come viaggio, eh? Cioè ci arrivi in 2 secondi, i costi sono bassissimi. New York-Milano te lo fai a 300 euro adesso. Cioè c'è gente che si fa anche i weekend lunghi se torna in Italia e ritorna qua. Non c'è più la distanza da questo punto di vista. Quindi tu torni spesso comunque in Italia No, io o... non torno spesso, però insomma quando voglio torno, quando ho bisogno di tornare torno. Ho una curiosità, poi in realtà siamo praticamente in chiusura, quindi chiudiamo. Hai mai visto Woody Allen a New York? Perché No, si mai. No, dice che sia sempre in giro. sinceramente io non l'ho mai visto. Abbiamo visto spesso Leonardo DiCaprio e Jennifer Lopez, che tra l'altro vive proprio qua vicino, quindi sta spesso a Central Park con i suoi figli, i suoi cagnolini. Io almeno sono quelli che riconosco, perché vanno gli occhi incontri tante persone, ma io non ho una grande memoria visiva. Ma Woody Allen in realtà si può andare a vedere, mi ricordo c'è un giorno in un Al hotel che caffè Carlyle, giusto? fa uno Il lunedì. spettacolo jazz, Il lunedì te al ne caffè vai Carlyle, è vero. a vedere. Per quanto Woody Allen negli Stati Uniti non è che sia un nome No, no, proprio. no, per niente. No, lo stanno, non dico che lo stanno odiando, però recentemente c'è stato un altro documentario, mi pare, in cui gli tirano addosso ancora fango per la storia della fine degli anni 90 e del divorzio con Mia Farrow. Ma era una mia curiosità, Sì. perché so che, cioè, in realtà l'ho letto, cioè, l'ho capito su How I Met Your Mother, che è una fonte un po' così, diciamo, che non sia un newyorkese doc se non si è visto Woody Allen. Quindi pensavo che girasse veramente così spesso a New York da essere praticamente un'attrazione che girava, invece a quanto pare non lo è. Insomma, Però quanti anni ha Woody Allen adesso? mi sa che si avvicina agli 85, 84, 85 Mazzo, anni. 85. Caspita. Vabbè, i suoi film sono stati comunque negli anni 70, insomma, hanno fatto. Ah, beh, no. Sì, lui è un genio assoluto. Dal mio punto di vista, lui è un genio assoluto. Però so che in America non è riconosciuto. Ma lo riconosciamo noi in Europa e a me va bene così, davvero. Sì. Qual è l'ultimo film che ha fatto? Un giorno di pioggia a New York, Un giorno di pioggia. che non è uscito in America, tra l'altro. Infatti, non l'ho visto qua. Ecco, non è Esatto. ancora uscito in America per tutta la questione del Me Too Movement. Ti ringrazio davvero per aver partecipato. Ringrazio Riccardo Galette per essere stato con noi, ringrazio anche Giulia per aver voluto partecipare. Di nuovo un grazie davvero a Piero Armenti. Potete trovarlo sul suo sito, potete trovarlo su Facebook, potete trovarlo penso dappertutto. E noi ci risentiamo in una prossima puntata. Grazie mille. Ciao ragazzi!